Milano, 100 anni fa, in un giorno che doveva rimanere famoso nella storia delle sue industrie. Ma perché deserta Piazza del Duomo? Perché abbandonate le botteghe? Tutti soli i carretti al verziere. Deserto l'arco della Piazza Mercanti. Le carrozze lasciate in mezzo alla strada, persino il cavallo se n'era andato. Tutto abbandonato anche sul Naviglio. Impressionante silenzio anche in quel luogo che di solito risuonava dell'allegro cicaleccio delle lavandaie. Deserta persino Piazza della Scala. Vuoti i palchi, abbandonati i leggii, scappati anche gli artisti. Ma che cosa era successo? Un avvenimento che avrebbe fatto epoca. Era nato il Bitter Campari. Tutti avevano voluto essere presenti al gran momento. Fu un'esplosione di entusiasmo. Il Capelun, il vigile di quel tempo, dovette intervenire per contenere la folla. Si facevano brindisi, si esaltava il prodotto. Finalmente era nato il vero aperitivo. Anche il cavallo del brumista era d'accordo. Si festeggiò sino a notte il grande avvenimento e da quel giorno cominciò la marcia trionfale del Bitter Campari in Italia e nel mondo. La lampada a petrolio doveva cedere il passo a quella a gas. Il gas a sua volta alla luce elettrica. Il brumista doveva arrendersi all'automobile. I pittoreschi costumi dell'epoca si trasformavano negli abiti moderni. Le care figure del nostro teatro si sostituivano con i cantanti della radio. Ma nulla riuscì a sostituire il Bitter Campari che con trionfale. E presto si aggiunse una nuova deliziosa specialità, il Cordial Campari. Ed ecco il radioso 1932 che vide la nascita di un rampollo degno di tanto padre. Il Campari Soda, che doveva diventare l'aperitivo più richiesto, l'aperitivo per eccellenza. Bitter Campari, Cordial Campari, Campari Soda. Un trio che ha conquistato tutti i mercati, che ha contribuito ad un sempre maggior prestigio dei prodotti italiani nel mondo.